Ciao a tutti ragazzi, benvenuti all'inizio di questo nuovo gameplay. Ok, siccome è un periodo un po' del cavolo e ho tanto nervoso da sfogare accumulato, ho deciso di iniziare oggi Donkey Kong Country Tropical Freeze, gioco che sicuramente mi farà tirare delle banane spaventose, ma è proprio quello che vado a cercare, perché ho bisogno di sfogarmi un pochino. E quindi ci giochiamo questo platform, sperando che non diventi troppo lungo per via delle morti. Appunto, ce lo giochiamo senza presunzione di doverlo finire al 100% perché non ho né il tempo né la voglia di farlo. Avevo già un file iniziato, l'avevo iniziato e l'ho arrivato fino a, tipo al quinto mondo e poi l'avevo abbandonato perché avevo dovuto iniziare altro. Iniziamo un file nuovo e ce lo godiamo in totale libertà, così lo finiamo anche una volta per tutte, siccome l'avevo lasciato lì un po' a metà. Possiamo decidere se giocare sullo schermo del televisore, Wii U, Gamepad. No, giochiamo sulla TV, che è meglio. Giocatore 1, stick sinistro. Vuoi, quante cose mi devi chiedere? Vuoi giocare una modalità per un giocatore? Sì, Person Forever Alone. Una delle opzioni puoi usare lo stick. Va bene. Ok, mi ha chiesto 50.000 cose, però va bene, l'importante è iniziare. Quello che penso che farò. E vabbè, cercherò di raccogliere più roba possibile, chiaramente giusto per sfizio personale, ma penso che terrò un conteggio delle morti. Questo mi è stato suggerito in un gameplay di non mi ricordo quale platform di qualche tempo fa, e un ragazzo mi fa: ma perché non metti un contatore delle morti? Effettivamente potrebbe essere una cosa carina, se mi ricorderò chiaramente in fase di montaggio lo farò, giusto per vedere a fine gameplay quante cazzo di volte sono morto, perché probabilmente saranno tantissime le morti, anche perché poi voi vedete i gameplay, ma non vedete tante cose che vengono tagliate, e quindi centinaia di morti che vi perdete, quindi magari ve le lascio tutte, faccio un montaggio. Tra l'altro qua vediamo che è appunto il compleanno di DK, ma ci sono tipo dei vichinghi che arrivano dal nord che vogliono, insomma, rovinare la festa a DK, e qua è il capo. Oh, caspita. Minaccia. Addirittura pinguini urlanti. Arriva la minaccia gelida dal nord. Povero DK. E questo era tipo il boss finale? Con molta probabilità sì. Wow, cosa sta facendo? Tra l'altro graficamente è molto bello, questo filmato. Devo dire, molto d'impatto. Ha degli effetti molto molto belli. Ok, tutti contenti, se non che. Ecco, perfetto. Isola di Cake congelata. Voilà. Fine dei giochi. Vabbè. E qua la famiglia Kong al completo, pronta per fare il culo ai vichinghi. Tra l'altro, potremmo comandare tutti e quattro i personaggi: DK, Diddy, Dixie e Cranky. Ognuno con la sua abilità peculiare. Quindi servirà avere diversi personaggi per, diciamo, superare determinate zone. Che appunto sono oltrepassabili solo grazie all'abilità peculiare di quel determinato personaggio. Tanto questo filmato che è tipo eterno, è semplicemente per spiegarci che l'isola di Kay viene conquistata. Perfetto. Se non c'è altro da vedere, potremmo tranquillamente andare avanti. Va bene. Oh, caspita. Non si sa bene per quale motivo, ma hanno deciso di venire a possedere l'isola di Kay, con tutto il ben di Dio che c'è in giro per il mondo, devono proprio venire a rompere le scatole a noi. Molto bene. Ok, e quindi qua si inizia. Iniziamo l'avventura. Tanto mi devo ricordare anche i comandi. Ok, qua ci liberiamo. Perfetto, smontando metà un aereo. Molto interessante. Tanto spero che questi video non mi diano troppe rogne col copyright, Nintendo, cosa che sicuramente succederà. Però vabbè, pazienza, vedremo adesso al primo video che caricherò vedrò come sarà. Dunque andiamo a vedere un attimino i comandi, perché io volevo usare gli stick. Cambio, vediamo se adesso funziona, perché preferisco muovermi con la croce direzionale se è possibile. Sì, perfetto. Come si ruota? Col dorsale. Con questo cosa si fa? Niente. Con questo si prendono gli oggetti. Vabbè, ce lo spiegherai se nel corso dell'avventura, I suppose. Oh, qua c'erano delle banane. Le prime ce le prendiamo subito. Wow! Ovviamente in ogni livello c'è un sacco di roba da trovare. Tipo, tessere del puzzle. Ne abbiamo trovate 9 in questo livello. Ne abbiamo trovata una finora. E vabbè, qua ci possiamo tenere la apnea grazie. Oh! Grazie all'aria. C'è l'indicatore dell'aria, si vede, là sui vicini ai cuori.
C'era un maiale qua sotto, cosa voleva? Boh, non si sa. Ok, tra l'altro è bello che quando si va sott'acqua c'è il suono ovattato, piccolo tocco di classe. Ma Nintendo ci sa fare con queste cose, ci sa veramente fare. Ok, qua possiamo saltare in testa ai nemici per raggiungere zone più elevate. Ok, come sempre bisogna trovare le lettere Kong. Qua possiamo battere, ok, per smontare questo affare. Yeah. Tanto le musiche sono molto belle, diciamo, ricordano molto quelle di come si chiamava? Donkey Kong Country Returns, molto belle. Tra l'altro qua possiamo sbattere tutto per aprirci strade nuove. Oh, non ci sono arrivato, cazzo. Mi sa che di là c'era qualcosa da trovare. Qua, aspetta, si può andare? Sì. Aspetta un attimo. Ok, c'è un passaggio segreto? Un bonus? No. Oh, una zona nascosta. È pieno di zone extra questo gioco, ma veramente strapieno. E quindi bisogna stare molto attenti. Oh, anche a questo bisogna stare molto attenti, cazzo. Ok. Tanto la vita non è tantissima, abbiamo due cuori. Nel caso in cui dovessimo trovare un nostro compagno, potremo avere giustamente quattro cuori. Ok, due, li abbiamo trovati. Perfetto. Qua famo attenzione. Uè! Ok, qua che succede? Ah, possiamo tirare questo. Good. Perfetto. Adesso questi livelli qua sono abbastanza facili. Diciamo che i comandi ricordano molto quelli dei primi Donkey Kong, in cui insomma era molto difficile controllare il personaggio. Ok, qua bisogna raccogliere tutte le banane che lasciava quel tizio volante per ottenere appunto una tessera del puzzle. E abbiamo preso anche il checkpoint dal maialino. Ok. Oh, cazzo, si è sfondato il pavimento. E qua conviene andare veloce. Oh, good. Di qua? Sì, aspetta che qua si può andare. Good. Un'altra tessera del puzzle, sono quattro. Chissà se almeno nel primo livello riusciamo a trovarle tutte, dubito. Ah, e poi possiamo prendere appunto un nostro compagno. In questo caso solo Didi. Ci sono anche dei barili che ci permettono di recuperare a rotazione uno dei quattro personaggi. Tra l'altro, Didi possiede l'abilità del jetpack, quindi ci permette di svolazzare. Oh, cazzarola. Perfetto, qua sbattiamo come non mai. Pa, 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 ok, scendiamo di qua sotto. Yeah. Mettiamo qua, cosa c'è? Oh, una vita. Aspetta. Yes. Ok. Ok, qua prendiamole tutte. E non ci arrivo, cazzarola. Allora devo di nuovo tornare su. Oltretutto i livelli sono anche abbastanza lunghi. Ok, aspetta. Ah, ma potevo fare così, pirla. Lo bello è che l'ho appena fatto, eh. Ah, solo banane. Vabbè. Tutto sto casino per delle banane. Babà, fanculo. Ok, qua sotto non c'è niente. La musica, questa qua la riconoscerete sicuramente, quella classica di DK. Ok, qua abbiamo la O, che però non ho preso. Aspetta. Facciamo la rotolata. Perfetto. Tra l'altro sono anche pure lunghi questi livelli qua, quindi non è, diciamo, è un gameplay che si potrebbe prospettare anche molto molto lungo. Sì, possiamo prenderla e tipo lanciarla. Ok, perfetto. Ah, qua dobbiamo prenderle tutte. Prima che spariscano. Ok, per prendere qualcosa che non ho visto, però va bene. Ok. Caspita, sono lunghi, sì, non me ne ricordavo. Vai, olio di gomito, DK. Oh, caspita. Bene, hai fatto crescere una pianta gigantesca. Solo con la potenza delle braccia, grandissimo. Ah, qua sezione sui. Ah, qua siamo attenti a prendere il tessera del puzzle, fantastico. Ok. Belle queste sezioni, mi piacciono un sacco. Ok, di qua. Poi abbiamo preso la N. Wow! Rimbalziamo come non mai. Yeah! Vita presa. Mo' sembra che raccogliamo un sacco di vite, eh. In realtà non sarà così facile come sembra. Qua. Oh! Una moneta. Altro checkpoint. Tra l'altro già si vede dall'inizio del gameplay che i livelli saranno tosti, perché già guardate quanto è lungo questo livello e abbiamo appena iniziato. Aspetta un attimo, volevo prendere anche
che questa, perché bravo, per prendere una moneta di merda, meno male che qua c'era un cuore. Oh, piano. No, ma guarda un po', ma guarda un po'. Mi ha chiappato in pieno. Vieni giù, per favore. Dovrò andare a vedere su di qua cosa c'era, se non ti dispiace. Ok, di qua. Possiamo tipo buttarlo giù? Yeah. Ah, ma questi si possono distruggere tutti. Tu smetti di risolvere che mi stai dando fastidio. Ok, allora facciamo così. Facciamo così, distruggiamo tutto. Yeah. Aspetta. Questo si può anche distruggere? Sì. Buono. Ci sarà qualcos'altro, no? Qua sotto. Passaggio segreto, un oggetto da raccogliere. Oh! Un passaggio segreto. Good. Che si fa? Oh! Mamma mia, banane! Banane come se non ci fosse un domani. Mamma mia. Oh, troppa roba. Oh, grandissimo. Ma devo mica prenderle tutte. No, forse era solo una sezione per accumulare un po' di banane. Spero. Perché se devo prendere tutto ho fallito miseramente. Ok. Ah, qua era nascosto niente. Mi sembra ci fosse qualcosa. Oh, a questo dobbiamo saltarci più di una volta in testa. E allora muori. Oh, 3 volte. Mi sembra giusto. Qua. Dubbio amletico su quello che bisogna fare. Aspetta. Ah, ma forse qua ho capito. Aspetta un attimo. Mi sa che devo. Ma guarda, devo prendere questi tizi che ci hanno. Se non mi ricordo male. Ok, questi li possiamo prendere. Ok. Ebbè, me lo ricordavo sì. E andiamo qua dentro. Minchia, lunghissimi sti livelli. Per la miseria. Ok. Cioè, abbiamo fatto un quarto d'ora un livello. Vabbè che c'era il filmato iniziale. Ah, qua bisogna raccogliere tutte le banane. Non è facile. Ok. Va bene. Sì, qua tutto sommato ancora era fattibile, diciamo. Tutto questo per prendere un frammento. Ci sono delle sezioni più avanti che sono veramente bastarde all'inverosimile. Perché poi lo spazio è limitatissimo. E quindi è un po' un casino. Ok, ce la facciamo andare di là senza cadere? Sì. Quella lasciamo lì, che si sa mai che magari ci possa salire più avanti. Oh, wow. Ok. Qua ci suggerisce LR. Ah, per cambiare. È certo. Ah no. Avevamo l'abilità speciale. Abbiamo riempito la barra dell'abilità speciale. Quando abbiamo riempito la barra dell'abilità speciale la possiamo utilizzare per, in questo caso con DD e DK per trasformare tutti i nemici in palloncini, in vite. Ok, questa l'abbiamo scoperta. Ok, distruggiamo tutte le navi. Wow, yeah. Oh, e qua è il coso di fine livello. Ora non abbiamo neanche preso tutte le cose, cioè fantastico. Qua c'è ancora qualcosa, minchia, già segreti appena iniziato il gioco, fantastico. Un frammento, ne abbiamo presi 7, già ce ne sono mancati 2, cioè tu vedi un po'. Qua se prendiamo il coso di Kay facciamo un po' di vita. Ok, perfetto. Yeah, good. Cioè, solo al primo livello non sono riuscito neanche a finirlo tutto. Mancano 2 frammenti del puzzle. Caspita. Perché sicuramente mi sono perso dei bonus da qualche parte. Però è complicato, c'è un sacco di roba da prendere. E questo era solo il primo livello, cioè guarda quanto cacchio è durato il primo livello. Pazzesco. Ora magari vediamo di farne ancora uno. Tanto questi livelli qua non vedranno molti, diciamo questo gameplay qua non vedrà molto montaggio, quindi voglio dire si può tranquillamente fare video un po' più lunghi, non mi richiederanno particolari problemi di montaggio o cose. Tra l'altro sono anche dei passaggi segreti poi da trovare. Vedremo se li trovi tutti. Golfo Groviglio, livello 1-2, sì. Sono anche, diciamo appunto, dei passaggi segreti per trovare delle vie alternative. Ora, io qualcuna me la ricordo perché ho giocato un pochino il titolo qualche tempo fa. Però, sinceramente, vattela a ricordare. Dove sono, soprattutto vai a trovare le altre. Bene, ok. Wow, grandissimo. Ok, qua iniziamo subito. Troviamo subito un bel segreto. Voilà. Qua bisogna veramente cercare in ogni dove. Qua è tipo Yoshi's Woolly World a livello di infamità, eh. Ok, qua in acqua c'è qualcosa. Credo proprio di sì. Ma in realtà sono delle banane, va bene. Ah, qua ci possiamo aggrappare. Good, possiamo anche andare su di qua. È pieno di segreti sto gioco, è pazzesco.
Ok, aggrappiamoci. E via. Via qua. Via. Ah, qua aspetta un attimo. Che dobbiamo prima prendere queste banane e andare qua sotto, che sicuramente c'è qualcosa. Wow, grandissimo. Qua sotto c'è mica qualcosa. Sì, una tessera del puzzle. E sono 2 su 9. Ma in ogni livello ce ne sono 9. Ora, sinceramente, questo non me lo ricordo. Se fosse così, sono veramente tanti oggetti da trovare. Le lettere, i bonus, le tessere del puzzle. C'è tanta roba. E qua possiamo cambiare personaggio. Guardate qua. Yeah, Dixie. Dixie che ci permette di fare questa mossa, che è molto molto utile. Ma veramente molto utile. Ok. E muori. Ah, questo potrebbe essere che mi serve. Non si sa. Ok, usiamo questo. Io volevo vedere se riuscivo a... Ok, devo andare ad aggrapparmi di là. Ma forse lo acchiappo dall'altra parte. Perché? Da questa parte. Ok, perfetto. Perfetto, K acchiappata. Dunque, qua sotto c'è un passaggio segreto, sicuro sicuro come l'oro. Altra sezione in cui bisogna raccogliere tutte le banane nel tempo limite. Fantastico. Ok, e queste sezioni qua sono veramente toste. Tanto quanto con Dixie, cioè, più o meno. Prendi sta banana. Come potete vedere, cominciano a diventare più incasinate. Good. E sotto c'era lo strapiombo, quindi sbagliare un attimo. Perfetto, quindi queste abbiamo preso, no? Non so quante. Come potete vedere, di fianco in alto a sinistra, dove c'è le due immagini dei tizi, dei personaggi che abbiamo in questo momento, c'è una barra che quando si riempie è appunto l'abilità speciale che si può utilizzare. Ora, ne proviamo ad andare qua sotto, per non saper né leggere né scrivere. Ok, andiamo a vedere qua giù. Occhio solo agli squali. Occhio agli squali. Squali, squelli. Battuta incredibilmente triste. Ok, qua prendiamo questo. Andiamo a vedere su di qua se c'è qualcosa. Sì. Qui. Squali. Oh. Forse questo avrei dovuto tenerlo. Ho come l'impressione che questa bomba mi sia servita da qualche parte. Aspetta un attimo che io ho visto una cosa. Ho visto una cosa qua. Yeah. Ah, devo prendere tutte le banane che mi lascia il tizio. Ehi. E dai. Ok. Tutto per prendere delle banane, niente di che. Dunque, qua. Yeah. Aspetta un attimo. Oh, tessera del puzzle. E sono 4. Qua c'è mica qualcosa. No, non c'è nulla. Perfetto. Qua. Yeah. Stiamo attenti. Ah, possiamo anche sbattere i pugni qua così, eh. Perfetto. Allora, tu muori. E pure tu, dai. Che ti costa in fin dei conti morire. Qua. Ok. Che si fa qua? Ah, sto capito, capito. Prendiamo questo e boom. Tessera del puzzle. Qua sotto, there is anything? No. Solo banane. Banane come se non ci fosse un domani. Ok. Tra l'altro, il personaggio che mi piace avere come compagno sicuramente di più è Dixie, perché ci permette di fare questa abilità ed è molto utile. Ok. Ho liberato qualcosa da qualche parte. Ok, che sia di qua. No, banane. Va bene. Qua. Facciamo una cosa. Lasciamoci andare un attimo giù qui. Che secondo me potrebbe esserci qualcosa. Dagli un colpo. Dagli un colpo. Questo infame. Ok, lì non ci serve. Oh cazzo. Fra un po' ci servirà, sì. Se continuiamo a rischiare. Ok. Wow. Aspettiamo un attimo. Ah no, si fermavano lì, perfetto. Mamma mia, abbiamo preso una vita. Scendiamo giù, 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 giù. Ah, qua possiamo sfondare questi con la carica. Ah, anche qua sotto, eh. Ok. Prendiamo tutte ste monete, che hai visto mai che ci svelino qualcosa. Oh, una banana. Perfetto.
Ah, è perfetto, una tessera del puzzle. Ho per caso detto prendiamo tutte queste mele? È probabile che abbia detto una cosa del genere? Se l'ho detto, perdonatemi, devo aver detto veramente una minchiata colossale. Oh, un'altra tessera. Minchia, va a vedere che sto giro quasi quasi che le prendiamo tutte. Vediamo un po'. Qua. Oh! Queste ci servono, non mi ricordo per che cosa, forse per comprare degli oggetti. Sinceramente non mi sovviene in this moment, però lo scopriremo presto. E questo? Ah, banane. E questo possiamo seccarlo con colpi multipli, sì. Yeah. Ok, perfetto. Siamo sui qua. Tra l'altro, tenendo premuto il tasto X sott'acqua con tasto X, no, ho detto una cagata. Tasto B sott'acqua ci permette di. Con Dixie ci permette di usare una sorta di abilità motoscafo, se così vogliamo dire. Molto utile. Infatti il personaggio più utile secondo me è proprio Dixie. Qua sfondiamo ancora questo, vabbè. Banane. Ok, checkpoint. Mamma mia. Diventa lunga, questo gameplay rischia di diventare veramente lunghissimo. Ok, io volevo semplicemente andare a vedere qua sotto. Ok, perfetto. Ok, questo ci riprendiamo il cuore. Mi sa che qua sotto forse c'era qualcosa? No, non vorrei essermi perso qualcosa per strada. E dai, no! Cazzo, mi sono inculatissimo. Ok. Di qua, mamma mia, mettono leggermente ansia questi livelli, devo dire. Oppla, qua, altre banane. Ah, si mischiano pure, fantastico. Qua sotto, vediamo che c'è. Ah, passaggio segreto. Sto gioco, dire che ha qualche passaggio segreto è veramente un insulto. Perché, ah, vedi, con questa abilità, perfetto. Serve però per forza Dixie. Dimmi che stiamo raggiungendo qualcosa che ci ripristina un po' d'aria. Ok, perfetto, le bolle. Good. Eccolo qua, passaggio segreto. Oh yeah. E che si fa? Forse questa è un'uscita alternativa. Sì, questa è un'uscita alternativa, quindi dovrò rifare il livello. Ok, prendiamo un po' di banane. Quindi abbiamo preso l'uscita alternativa, quindi dovremmo rifare il livello. Sì, per arrivare alla fine. Ci manca solo una tessera, è probabile che la troveremo anche. Quasi quasi lo rifaccio subito. E arrivo alla stessa zona e lo finisco normalmente. Così almeno vediamo se riusciamo ad accumulare tutto. Così per questa parte la facciamo anche finire, che dura veramente da un pochino. Infatti, l'altra strada dovrebbe aprirci il passaggio in alto. Proviamo. E siamo di nuovo giunti qui e andiamo a fare la parte, diciamo, la parte conclusiva normale. Sperando che. Di finirlo tutto il livello. Qua sotto c'è qualcosa ancora? No. Banane. Ok. Via. Ah, a bordo del battello. Ma figata. Ok. Qua stiamo attenti. Cazzo, volevo prendere tutto. Che va a vedere che sicuramente mi sono perso qualcosa lì. Guardalo, guardalo. Mi sono inculato perché mo sono sceso sotto. Guardalo. Guardalo che genio, si è finita. E dove cazzo vado? Perfetto. Ah, cazzo! Ok, prendilo. Questa! Vedi che era lì l'ultima tessera del puzzle. Puttana Eva, vedi che lo sapevo. Vedi che lo sapevo. E dai, però là c'è la lettera che mi sono perso. E adesso come la prendo? Vediamo se riusciamo a. No, non riesco. Fantastico. Forse è meglio che vado a finire il livello normalmente. Mi sono mancato la lettera finale, la G. Vabbè, pazienza. Su così, niente. Non sono riuscito a prendere il DK. Fantastico. Ok, vabbè. Comunque è finito così questo livello. Manca la. Minchia, la G manca alla fine. Vabbè, pazienza. Tanto raccogliere tutti gli oggetti chiaramente ha un riscontro importante all'interno del gioco, e quindi converrebbe farlo. Comunque, tanto ce lo stiamo giocando così tanto per fare, e non sono neanche morto ancora una volta. Ok, ho fatto solo i primi due livelli, però insomma,
motivo di particolare soddisfazione. Ok, niente, questa parte finisce qui, il primo episodio, insomma, così un po' sperimentale, in realtà non so neanche se lo farò tutto, volevo giocarmi un po' di che, ho detto, ma sì, giochiamocelo, poi vediamo come va, se piace bene, se soprattutto non mi danno troppi problemi di copyright, lo manderò avanti, se no faccio qualche episodio così e va bene, voglio dire, tanto per caricare qualcosa. Fatemi sapere se vi piace, se volete che mando avanti questa serie. Niente, mettete un bel mi piace, commentate e condividete a più non posso. Noi ci salutiamo e ci vediamo al secondo episodio di Donkey Kong Country Tropical Freeze per Nintendo Wii U. Quindi, alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!